Eccoci tornati a tutti quanti, ragazzi. Ciao, ben ritrovati al vostro Simone Interista. Oggi vado proprio spedito, spegniamo la TV. Allora, ragazzi, Lecce Spal finisce 2-1 per il Lecce, terza vittoria consecutiva per la squadra di Liverani e quarta sconfitta consecutiva per la Spal, che però bisogna dire la verità, oggi non meritava la sconfitta. Non perché il Lecce ha giocato male, attenzione, il Lecce ha giocato bene, però la Spal secondo me almeno un pareggio lo meritava. Perché? Perché comunque alla fine la Spal ha giocato di più, ha avuto qualche occasione in più, però alla fine il Lecce è riuscito a spuntarla. Quindi diciamo che è stata un po' una partita strana, insomma, perché la Spal attaccava, anche dalle statistiche, ho visto le statistiche, comunque la Spal ha tirato anche di più in porta fondamentalmente, però questo è quello che vado dicendo da un po' di tempo, no? Cioè, tu puoi tirare quante volte vuoi in porta, però devi essere anche preciso, cioè, se tu fai 37 tiri in porta e l'avversario ne fa, 5, però tu fai 38 tiri fuori e l'avversario ne becca uno dentro, e l'avversario ne fa 5 nello specchio, magari 2-3 gol te li fa, tu ne fai 0, a meno che non ci sta una deviazione di un difensore che dice, cavolo, l'ha deviata e se l'è messa in porta da solo, ma quella autogol, cioè lì deve andare proprio di culo, ma può succedere una volta, non è che tu puoi andare avanti con gli autogol, no, non ci puoi andare. Questo è quello che dico io sempre, cioè devi tirare, ok, ma devi essere anche preciso quando tiri, perché è inutile che fai 38 tiri in porta. Sì, quelli che per esempio dicono, se non tiri non segni, è verissimo, però devi aggiungere anche la precisione, perché tu puoi tirare quanto ti pare, ma se non sei preciso non vai da nessuna parte. Puoi anche fare il 90% di possesso palla, però col 10% l'altra squadra ti fa un tiro in porta, becca lo specchio e ti ha segnato e tu hai perso 1-0, per farvi un esempio. Però ritorniamo alla partita. Allora, è stata una partita comunque godibile, bella. Mi aspettavo almeno un pareggio, sinceramente, perché comunque la Spal doveva dimostrare che mi sembra che hanno esonerato Semplici, se non sbaglio l'hanno esonerato, ma non vorrei dire una stronzata. Doveva comunque dimostrare che lei è qui per rimanere in Serie A, cioè non per fare la figura di quella che perde tutte le partite, che fa sempre brutte figure, no, ecco. Diciamo che oggi l'ha data a metà, perché la prestazione c'è stata, ma è mancata proprio, come ti posso, quella spinta che ti fa vincere la partita, che ti fa, perché ha pareggiato, è vero, con Petagna, però poi su un contropiede del Lecce, insomma, ha preso, bellissimo gol tra l'altro quello del Lecce, ha preso gol, quindi è un po' da fare qualche, deve fare quel passettino in più la Spal, perché comunque non è che la squadra non ce l'ha, la squadra ce l'ha, però gli manca quel pizzico in più per arrivare. Il Lecce invece, ragazzi, sta sull'onda dell'entusiasmo, perché ha fatto 3 vittorie consecutive, addirittura una 4-0 contro il Torino, insomma, diciamo che Lecce in questo momento sta molto messa bene anche in fatto di classifica, perché adesso è salita, se non sbaglio, a 25 punti, se non vado errato, e può sognare, e secondo me ha messo un bel mattoncino per rimanere in Serie A, perché mettete caso anche che dovesse vincere oggi la Sampdoria, quindi magari lo riscavalca, però bene o male il Lecce può stare anche abbastanza tranquillo, tra virgolette, perché anche dovesse vincere il Genoa, comunque sta abbastanza lontano, ecco, non è che sta proprio lì. E la Spal invece è nera, perché la Spal è ultima in classifica. Che succede? Le formazioni di Bologna-Genoa, perché comunque la squadra sta in un momento bruttissimo, stagione che non riesce veramente a svoltare. Ultima in classifica a 15 punti, a meno 8 dalla zona salvezza in questo momento. Poi bisogna vedere cosa farà la Sampdoria. E insomma, per la Spal la vedo nera, secondo me ha poche possibilità di salvarsi, a meno che non
non comincia a fare come il Crotone qualche stagione fa, che comincia a vincere tutte le partite e allora fa un miracolo, ma veramente serve un miracolo perché la vedo difficile, francamente. Detto questo, ragazzi, come al solito, nei commenti scrivetemi quello che ne pensate di questa partita, però come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina per stare sempre aggiornati su tutti i miei video. Mi piace Instagram, come al solito, sono in descrizione e noi ci vediamo, ragazzi, in un prossimo video.